Carissimo, benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Gaia e questo è il mio canale YouTube. E sì, come avete appena letto dal titolo e visto la copertina, oggi sono qui per parlarvi dell'esame in terza media. Premetto che ovviamente sarà maggiormente incentrato per gli 09-010 e probabilmente sarà anche visto da 09-010, che appunto quest'anno dovranno affrontare l'esame. E dato che io l'ho già affrontato l'anno scorso, sono qui per darvi alcuni consigli che magari vi possono essere utili e anche raccontarvi la mia esperienza. Comunque vi giuro, io amo fare questi tipi di video dove mi siedo sul mio letto, cioè in realtà di solito sono seduta sulla sedia, però questa probabilmente diventerà la nuova postazione, dato che davanti alla porta si sono rotti i led e non mi piace più, quindi vabbè, questo sarà il mio nuovo sfondo. Appunto, io amo sedermi qui davanti alla videocamera e parlare con voi, chiacchierare, raccontare appunto le esperienze. Appunto amo registrare perché posso blaterare le ore davanti alla fotocamera e niente, nessuno mi può stoppare e niente, non do fastidio a nessuno, cioè anche se voi purtroppo mi dovete subire, però non fa niente. Questo video sarà principalmente diviso in due parti, la prima in cui vi darò alcuni consigli e la seconda in cui vi racconterò in generale la mia esperienza. Vi racconterò in generale la mia esperienza perché io in realtà ho vloggato sia gli scritti che l'orale, e potete trovare il vlog sul mio canale YouTube magari scorrendo nei video di giugno dell'anno scorso, tipo i primi di giugno, e oppure magari vi lascio il link nel primo commento. E niente, quindi magari vi può servire se volete proprio sapere come è stato fatto l'esame in sé per sé, vi può essere utile magari vedere il mio stato d'animo, se ero ansiosa, se non ero ansiosa, perché in questo video diciamo che mi concentrerò di più sui consigli, invece lì potete appunto vedere tutto il mio processo di studio e di roba per l'esame. Avete capito? Basta, questa intro durata 2 minuti, iniziamo. Allora, direi di partire dai consigli per l'esame scritto, e il primo punto è di prenderlo come un normalissimo tema, o per quanto riguarda quello di matematica, come una normalissima verifica. Perché non è altro, cioè vi giuro, quello italiano è un tema e quella di matematica è una verifica, magari ci sono più argomenti rispetto a quelle normali, però è comunque una normalissima verifica. Cioè io vi giuro, dovete vederlo se andate a vedere il vlog dell'esame, non ero per niente ansiosa perché vi giuro l'ho preso proprio con tranquillità, come se fosse una verifica normale ed ero un sacco nel chill, già vi giuro io... Poteva cadere anche un'astronave, io ero comunque tranquilla, cioè non ero per niente agitata per lo scritto. E in particolare di italiano io avevo 3 tracce. La prima era un test argomentativo sui diritti delle donne, la seconda era un riassunto più comprensione, più non mi ricordo, più un brano o comunque qualcosa da scrivere comunque, e il terzo era sicuramente un tema dove dovevi raccontare come eri cambiata durante il corso della terza media e quali esperienze ti avevano segnato di più. Dovevi insomma fare un tema in più narrativo dove raccontavi diciamo la tua esperienza. Io tra tutti questi qui ho scelto il terzo, cioè il tema dove dovevo raccontare, perché mi è sempre stato semplice scrivere rispetto a che fare riassunti eccetera eccetera. Sono una persona che scrive pagine e pagine intere e quindi niente, mi sono trovata meglio con la terza traccia. Il secondo consiglio che vi voglio dare è per quanto riguarda appunto l'orale, ma in generale tutto l'esame, cioè non ridursi all'ultimo. Allora, posso capire non prepararsi 3 mesi prima come ho fatto io, però neanche l'ultima settimana, perché secondo me non ce la fate, cioè la mia più onesta opinione. Oppure magari studiate tutto, lo sapete a perfezione e poi arrivate lì magari e vi bloccate. Invece se iniziate a studiare magari anche un mesetto prima, 2 settimane prima, avete comunque più sicurezza in voi stessi e dato che sapete meglio le cose, e secondo me vi conviene assolutamente. Il terzo punto è iniziare molto presto a scegliere un argomento. Allora, io non so se voi dovete fare la tesina, però se nel caso dovete fare la tesina, io spero per voi che abbiate già scelto su che argomento, diciamo, a che argomento collegare le varie materie, perché altrimenti muovetevi a farlo, dato che siccome bisogna avere sin circa da gennaio un punto a cui collegare tutte le materie, perché magari anche andando avanti con gli argomenti potete sempre scoprire nuove cose da collegare. Quindi terzo punto, scegliere appunto molto prima l'argomento a cui collegare tutto. Quarto consiglio, ma non per importanza, chiedere consigli ai prof, perché raga vi aiuteranno un sacco. Voi chiedete sempre quando non capite una cosa, quando avete un dubbio, quando non sapete come collegare un argomento, voi chiedete che loro vi risolveranno tutti i problemi della vostra vita, per la loro materia però.
Quinto consiglio, se fate la tesina, mi raccomando, non fate quelle slide obbrobriose dove ci sono 200 foto e un testo quanto tutta la pagina, perché sono veramente brutte. Se vi posso dare un consiglio, scrivete poco sulle slide, magari appuntatevi poi tutti i vari approfondimenti e frasi più lunghe, appuntatevele da un'altra parte e poi andrete a integrare con il vostro discorso, però sulle slide non mettete troppa roba perché risultano confusionarie e niente. E sempre collegata a questo argomento, non prendete i PowerPoint da Google, perché tanto i prof se ne accorgono e poi magari l'ha presi già qualcun altro, quindi va a finire che se ne accorgono per forza di cose. Quindi non prendete PowerPoint da Google, e se dovete farli, non fateli confusionari con 500 frasi. L'esame è molto semplice, qui c'è, allora, per me è stato abbastanza semplice, io comunque mi sono preparata bene con lo studio, quindi non è stato neanche troppo difficile, ciò non vuol dire che comunque è da prendere sotto gamba, perché ha comunque la sua difficoltà, però non è neanche esagerata, quindi se siete ben preparati l'esame non è troppo difficile, quindi state tranquilli che vi giuro non è così difficile, se l'ho fatto io potete farlo anche voi. E infine, nel mio caso, almeno in altri che ho sentito, comunque le domande che vi fanno i professori non sono proprio così tante, cioè non è che ogni prof vi farà una domanda sulla sua materia, alcuni vi lasceranno parlare, magari due o tre vi faranno qualche domanda giusto per capire se comunque siete ben preparati sull'argomento, però per il resto secondo me non vi faranno tante domande, fidatevi di me. E quindi appunto io concluderei i miei consigli con la frase state tranquilli, perché cioè è facile, ok? Ce la potete fare, credo in voi, perché se ce l'ho fatta io ce la potete fare anche voi e non è difficile, ricordatevelo, però studiate bene. Io inizierò a parlarvi adesso della mia esperienza. Allora, per quanto riguarda, io ho fatto, me lo sono scritta, vero? Scritto di sì. Ok, io ho fatto il 7 e l'8 giugno gli iscritti e poi l'orale dopo un giorno, il 10 giugno. Allora, partiamo un po' con il parlare degli iscritti. Io, come vi ho detto, nella traccia di italiano ho scelto la terza e ho scritto 8 colonne, quindi due fogli protocollo pieni. E i fogli protocollo, almeno nella mia scuola, li danno loro, io me li ero portati perché ero super ansiosa, magari non ci sono, io vado tipo senza, quindi mi ero portata anche i miei, però ve li danno loro perché penso che li debbano timbrare in tutte le scuole per vedere appunto quanti ne prendete. E appunto niente, questo è per quanto riguarda l'esame in italiano, mentre io che comunque sono sempre stata molto più brava in matematica, non per mettervi ansia, ma l'esame di matematica mi ha messo un po' in difficoltà. Non perché era difficile, assolutamente, cioè l'esame non è difficile, ma più che altro perché io a maggio è stato un mese pieno, strapieno l'anno scorso, tra comunioni, compleanni, eventi, maggio è sempre un mese pieno, però l'anno scorso è stato proprio che fra un po' io avevo impegni tutti i giorni, ero sempre in giro e quindi sono andata a scuola molto poco, quindi tutti gli argomenti magari che erano nella verifica loro li hanno ripassati tutti a maggio o magari anche proprio spiegati tutti a maggio, e io non essendoci non ho potuto impararli, quindi avevo un po' di difficoltà magari sulle equazioni, che era proprio l'ultimo argomento che avevo fatto in terza media, però alla fine me ne sono cavata anche su quelle, ho fatto qualche errore, però comunque ho provato più difficoltà nell'esame di matematica rispetto a quello di italiano, anche perché matematica hai proprio degli esercizi, italiano io avendo scelto il tema ero molto più libera, e quindi niente, questo per quanto riguarda gli iscritti. Per quanto riguarda invece l'orale, io l'ho fatto il 10 giugno e perché appunto era proprio il primo giorno degli esami, perché la mia classe, oltre ad essere stata scelta appunto, cioè sorteggiata per prima, io sono tra le prime dell'elenco, quindi è stata proprio una delle prime a fare l'esame, e devo dire che è stata una liberazione perché poi ho avuto subito tutta l'estate libera. E io non l'ho fatto neanche nella mia scuola, ma l'ho fatto alle elementari, perché alla scuola mia c'erano le votazioni, le lezioni, non ne ho la più pallida idea, comunque era occupata, e quindi sono dovuta andare a farla in un'altra scuola. E niente, mi ricordo che si moriva di caldo, dovevamo portare i pantaloni lunghi per forza anche agli iscritti, perché essendo scuola non si poteva andare con quelli corti, e quindi è stato un po' un trauma perché si moriva di caldo, io ero letteralmente cotta morta, anche perché l'anno scorso faceva davvero caldo, non come quest'anno che fuori ci sono 20.000, cioè meno 20 gradi ogni giorno. Oggi è il primo giorno in cui fa leggermente più caldo, vi giuro, mi sentivo più in estate ad aprile. Non c'entra niente questo discorso, ma mi devo lamentare. Tra l'altro io sono delle Marche, quindi qui è tipo, nei paesi qui vicino è tutto allagato, anche in Emilia Romagna, mi spiace un sacco, e cioè vi giuro, questo maggio fa veramente schifo. Vabbè, appunto, stavo parlando dell'orale, senza che mi perdi altre volte in chiacchiere, e
io non avevo la tesina, ma l'esame era su tutto il programma e dovevamo semplicemente magari scegliere un argomento generale e partire, e per ogni materia iniziare a parlare da quell'argomento, e poi loro, se volevano, potevano farci domande. In particolare, adesso, se ritrovo la foto delle mie materie, ve la metto qui e provo a spiegarvela, vado a cercarla. Ok, ho ritrovato la foto appunto con gli argomenti. Io avevo scelto come argomento generale il romanticismo e avevo portato in storia l'unità di Italia, che mi ricordo che cos'è, no, presumo sia quella di Garibaldi. Raga, storia è proprio una materia che io delle medie ho proprio dei vuoti assurdi. Letteratura, Manzoni e Leopardi. Poi inglese il romanticismo, perché appunto dato che gli avevo detto comunque alla prof, vedi, vi ho detto che è importante parlarne con le prof, dato che avevo detto alla prof che comunque volevo portare come tema il romanticismo, lei mi aveva assegnato un brano in inglese che parlava dei poeti inglesi, eccetera. Poi in musica, la musica romantica, educazione civica, la storia della mafia, non mi ricordo con cosa io l'abbia associato al romanticismo, però va bene. E poi in spagnolo Pablo Neruda, perché semplicemente mi sa che era di quel periodo, raga, io non mi ricordo più niente. E poi invece le tre materie non collegate al programma sono scienze, geografia e un'altra materia che appunto non capisco perché la foto è tagliata. E niente, semplicemente di scienze, cioè di scegliere un argomento, io avevo scelto Luna e Terra, però dovevi sapere tutto il programma. E poi invece di geografia la spartizione dell'Africa, che non mi ricordo neanche di aver fatto. Direi ottimo, e questo è quanto. E appunto le uniche due prof a farmi le domande sono state, mi sa, quella di inglese, perché il testo che avevo portato era davvero lungo, quindi per farmi accorciare mi ha fatto delle domande per vedere comunque se l'avevo studiato, e anche geografia, non mi ricordo che cosa, però o geografia, quella prof mi ha fatto qualche domanda, non mi ricordo assolutamente di che cosa. E questo è stato quanto, credo. Sì, comunque io sicuramente se guardo in basso è perché c'è il coso con scritto cosa devo dire, perché altrimenti mi perdo. Una cosa abbastanza divertente in realtà del mio esame, cioè ci sono state davvero tante cose divertenti, però ve ne racconterò due. Una è che appunto tutti hanno l'ansia di piangere quando fai l'esame. Io, raga, avevo l'ansia di scoppiare a ridere. Non lo so perché, proprio guardare in faccia le persone, cioè proprio quando sono serie, mi fa proprio ridere come cosa. E quindi c'ero io durante il mio esame che fissavo il vuoto, fissavo il pavimento, mi guardavo la penna che avevo tra le mani. Sì, perché un consiglio che non mi ha dato è: quando andate a fare l'esame orale, portatevi un qualcosa con cui giocare, perché vi aiuta a restare concentrati, fidatevi di me. Quindi avevo questa penna con cui giocherellavo. E lo faccio ancora adesso quando mi interrogano, cioè io tengo sempre una penna con cui giocare. E quindi appunto avevo questa penna e fissavo quella o il muro, comunque non guardavo mai le prof in faccia, sembrava che avessi qualche problema, però raga, potevo scoppiare a ridere da un momento all'altro, ve lo giuro. E l'altra cosa divertente è che durante il mio esame, cioè le mie prof hanno scoperto il mio canale YouTube. Questa cosa mi resterà per sempre, perché vi giuro, non sono mai stata imbarazzata come in quel momento. Cioè sono arrivata proprio a un livello di imbarazzo e di cringe che proprio non potete neanche immaginare. Vi spiego. Nel mio tema, in terza media, io avevo scritto tra le cose, diciamo, più importanti che avevo aperto un canale YouTube e che, raga, io amo registrare, ve l'ho sempre detto, ho parlato di voi anche nel mio tema quando avevo tipo 100 iscritti. E quindi quindi la mia prof italiano mi ha detto tipo: Gaia, ma adesso voglio sapere, cioè proprio a fine esame, dopo che mi avevano fatto i complimenti, perché comunque mi sono sempre impegnata, quindi mi avevano fatto i complimenti, poi mi fanno: Gaia, comunque io ho letto nel tuo tema che tu hai un canale YouTube. Io: perché me ne stai parlando davanti a tutti? Io: ok. E quando faccio sì. E ti dirò, l'altra prof, una di approfondimento, raga, non so che materia è, non me lo chiedete. Si gira e mi fa: sì, è vero, lo so pure io. Io: morta, sepolta, vi giuro, è proprio ciao. E quindi cominciano a chiedermi come mi chiamavo, che video facevo. Io tipo che faccio G4 Yax e loro non capivano, quindi c'è stato tipo un fraintendimento. Non commento. E quindi alla fine tutte le mie prof sono iscritte al mio canale YouTube. Ho fatto tipo 7 iscritti in un giorno. Non so se in realtà siano ancora iscritte al mio canale. Vi immaginate? Cioè loro vedono ancora i video che faccio. Cringe. E quindi niente, è stato un disagio molto esotico. Io ero sarei imbarazzata. Tipo la prof di religione mi fa: Gaia, ma perché con noi non parli come parli nei tuoi video? Fra, ma forse è perché lì parlo da sola e tu tipo invece sei un'adulta, sei più grande di me, mi devi giudicare, mi devi mettere i voti, quindi non è che ti posso parlare molto così. Vabbè, non commento. Comunque, per finire questo video e per finire di raccontare la mia esperienza, raga, questo video sta durando troppo, devo smettere di parlare, io parlo troppo.
Comunque dicevo, appunto, per finire questo video, vi dirò appunto con che voto sono uscita dall'esame. Il voto con cui sono uscita dall'esame è 9, e tra l'altro io mi aspettavo 10. Non perché appunto me la tiri, o perché, diciamo, mi sento superiore, però per il semplice fatto che, raga, io sono una persona che si è sempre impegnata dalla prima media fino alla terza. Non ho mai avuto un voto inferiore all'8, cioè non nel senso sulla pagella intendo, se no ovviamente li ho avuti voti inferiori all'8, però comunque sulla pagella non ho mai avuto una materia con un voto inferiore all'8. Quindi pensavo che, dato che mi ero impegnata all'esame, comunque mi avevano fatto i complimenti, mi avevano detto tipo una cosa del genere, tipo: Gaia, comunque ti vogliamo fare i complimenti perché ti sei sempre impegnata. E io ero convinta di riuscire uscire con 10, cioè anche perché io mi sono sempre impegnata, quindi avevo sempre voti alti, quindi ho detto sicuro mi fanno uscire con 10. E invece poi mi hanno fatto uscire con 9. Diciamo che non me ne è neanche importato più di tanto, però mi aspettavo un 10 invece il 9, che per carità mi va benissimo lo stesso. Quindi niente, top, fine del discorso. Penso di avervi detto tutto, vi auguro buona fortuna se dovete fare l'esame quest'anno. Se guardate questo video dopo, oppure l'avete già fatto voi, raccontatemi qui sotto la vostra esperienza e cosa ne pensate. E niente, detto ciò, io vi auguro ancora buona fortuna e questo video termina qui. Se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi, basta, ciao!